Voi lettori gli avete dato il premio come miglior gioco del 2010 qui su multiplayer.it. Dopo un anno d'attesa, finalmente anche i giocatori di PlayStation 3 potranno godere di Mass Effect 2. L'epopea fantascientifica di BioWare arriva quindi anche sulla console Sony, con alcune accortezze dal punto di vista grafico e con la possibilità di scaricare tutti gli add-on usciti durante l'anno su Xbox e su PC. In questa video recensione speriamo di riuscire a illustrarvi tutti i dettagli per i quali vale sicuramente la pena farsi un giro con il Capitano Shepard. L'avventura del comandante Shepard riprende esattamente da dove era stata lasciata col primo capitolo, dopo l'incontro con i distruttori e la battaglia infernale scoppiata sulla cittadella, sede del Consiglio, organo che riunisce i rappresentanti di governo di tutte le razze della galassia. Dopo una serie di eventi che non abbiamo il cuore di raccontare, compito del comandante sarà quello di mettere in piedi un equipaggio in grado di affrontare una battaglia epica e avvincente. Non essendo disponibile il primo capitolo per PlayStation 3, inserendo il codice che si trova nella confezione, è possibile scaricare un fumetto interattivo che narra alcune delle vicende più importanti e che consente al giocatore di effettuare alcune delle scelte che influenzano la storia. L'idea è buona, ma trattandosi di disegni e non di computer grafica e avendo per forza dovuto tagliare nei dettagli, si perde gran parte del pathos e dell'emozione che si provava a giocare in prima persona il primo capitolo. Di più, rispetto alle altre versioni, c'è la possibilità di scaricare tutte le espansioni uscite nell'ultimo anno, ma bisogna necessariamente disporre di una connessione ad internet. E spetta a noi fermarli. Il Consiglio non si fiderà mai, non accetteranno il nostro aiuto. Detto questo, Mass Effect 2 è perfettamente godibile anche da chi non abbia mai avuto a che fare con l'equipaggio della Normandy. La struttura narrativa ha preso ancora di più l'andamento di una serie televisiva moderna, con il risultato di riuscire a raccontare la personalità e il carattere dei protagonisti con una profondità che mai si era vista in un videogioco. Le scelte a disposizione del giocatore, sempre orientate all'alternarsi di atteggiamenti nobili o malvagi, sono innumerevoli e hanno conseguenze tali che, a meno di non perdersi a portare a termine ogni quest e ottenere ogni potenziamento, difficilmente due partite diverse porteranno a due finali identici, sempre con la possibilità di trasportare nuovamente il proprio salvataggio nel prossimo episodio della saga, aumentando ancora di più le ramificazioni della storia, ammesso che si riesca a sopravvivere alla battaglia finale. Shepard. Dove Mass Effect 2 si affranca maggiormente dalla tradizione degli RPG è nelle scelte effettuate da BioWare per rendere l'esperienza di gioco godibile a un pubblico ancora più ampio. La più dirompente è quella dell'eliminazione dell'inventario, visto che ora esiste un patrimonio condiviso composto dalle diverse tipologie di armi e potenziamenti che diventano immediatamente disponibili per tutti i protagonisti con essi compatibili, non appena vengono sintetizzati nel laboratorio della Normandy. Adesso, infatti, non si tratta di aprire casse per collezionare decine di armi, ma di esplorare i fondali per trovare i progetti necessari a realizzare gli oggetti per rafforzare l'equipaggio e l'astronave. I minerali vanno recuperati eseguendo lo scan delle superfici dei pianeti che compongono la galassia, tra i quali ci si sposta in quella che ricorda una sorta di world map di Final Fantasy in chiave interstellare, con tanto di consumo di carburante e di sonde necessarie per estrarre i metalli. È in queste fasi che vengono fuori alcune delle missioni secondarie nascoste. Una volta individuata una destinazione, ci si trova direttamente proiettati in un'area da esplorare e nel vivo dell'azione, garantendo situazioni sempre diverse e ambientazioni da favola.
Oltre a questa varietà di situazioni ed ambientazioni, a dare profondità al gioco è un bilanciamento molto più preciso delle diverse classi e una più netta differenziazione tra di esse, cosa che obbliga a una scelta molto più oculata dei poteri da sviluppare e soprattutto dei compagni da portare nelle diverse missioni. Il party controllato dal giocatore è sempre composto di tre elementi, solo che questa volta sono state eliminate le armi da lancio, liberando così due pulsanti sul joypad e consentendo di poter eseguire immediatamente tre dei poteri speciali del capitano Shepard e uno per ciascuno degli altri due membri dell'equipaggio, riducendo in maniera drastica la necessità di ricorrere alla schermata di selezione dei poteri. Questo fa sì che ora gran parte dei combattimenti si svolgano in tempo reale grazie anche a un sistema di puntamento molto più intuitivo che, unito alla fluidità finalmente ottimale del motore grafico, rende le fasi d'azione dello stesso livello delle parti d'esplorazione, dando vita a un pacchetto che nel suo insieme non può che lasciare stupiti per la qualità. A muovere Mass Effect 2 è ancora una versione ottimizzata della Unreal Engine, ma con risultati sbalorditivi che rappresentano una delle vette raggiunte in questa generazione di hardware. Per incendiarsi. La conversione per PlayStation 3 utilizza le librerie aggiornate del motore che sarà alla base dell'imminente Mass Effect 3 e sfoggia da subito un nuovo sistema di illuminazione e ombre molto più definite di quelle viste nell'edizione dell'anno scorso. A fronte di queste migliorie, però, manca all'appello il filtro che permette di eliminare le fastidiose scalette lungo le linee diagonali dei modelli e il normal mapping sulle texture, che in alcuni casi sono a risoluzione maggiore, ma che nella media hanno quindi meno profondità. Menzione d'onore anche questa volta all'accompagnamento sonoro, che tra effetti, voce e musiche riempie le orecchie di chi gioca per ore, così come il doppiaggio, rigorosamente in italiano come i sottotitoli, e di ottima fattura. Voi siete umani? Dove vi siete nascosti? Di chi stai parlando? I mostri, gli sciami, loro hanno... Noi non siamo superstiti, Vitor. Voi non sapete, non avete visto, ma io vedo tutto. I Salarian, la seconda specie a essersi stabilita sulla cittadella, sono anfibi a sangue caldo con un metabolismo molto rapido, noti per la loro velocità nel pensare. A distanza di un anno il fascino di Mass Effect 2 resta completamente inalterato, rimanendo una delle punte di diamante di questa generazione di console e di PC. In questa conversione ci sono alti e bassi, visto che il fumetto digitale riesce a riassumere le vicende del gioco ma non a trasmetterne le emozioni, e visto che a livello tecnico è stato fatto qualche passo avanti ma anche qualche passo indietro rispetto all'anno scorso. Il voto comunque resta alto e identico a quello dell'anno scorso, così che sia chiaro che si tratta di un appuntamento da non perdere, a patto di accettare le regole più virate all'azione del gioco di BioWare e di avere una connessione ad internet che vi permetta di scaricare tutti i contenuti extra contenuti in questa nuova versione.